messaggio, ho già ringraziato le autorità istituzionali presenti, la Presidente della Camera, qui il messaggio li leggerò brevemente. Uno è il messaggio del Presidente del Senato. Giornalisti, cittadini, Grasso, cittadini, istituzioni, occorre marciare insieme per difenderci da chi cerca di mettere a tacere la verità con la violenza, da chi vuole nascondere il malaffare. Le immagini dell'aggressione a Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi hanno colpito tutti, ma devono far riflettere e soprattutto impegnarci. Tanti, troppi giornalisti affrontano quotidianamente minacce, intimidazioni e querele temerarie. Ognuna delle loro voci è importante perché consente ai cittadini di avere un'opinione consapevole ed informata. Peraltro rivolge anche un appello a se stesso, ad un provvedimento, lo dico agli amici parlamentari presenti. Se si vuole solidarizzare con i cronisti, c'è un provvedimento che dovrebbe essere approvato con rapidità estrema. Si tratta delle querele bavaglio. Le querele bavaglio non sono le querele che ognuno di voi può giustamente scagliare contro di me se lo diffamo, e ha ragione a difendere la sua dignità. Guai a chi usa le parole come pietre, anche tra i giornalisti, non per informare ma per diffamare e ammazzare il suo avversario o il suo interlocutore. Ma attenzione, le querele bavaglio sono un'altra cosa. Sono quelle querele di 40, 50, 60 milioni di euro che i clan sparano contro i cronisti, sapendo, come ha documentato l'associazione Ossigeno, che il 90% non arriveranno neanche a dibattimento. Quelle sono proiettili, sono querele che si scagliano per intimidire i cronisti, in particolare i più deboli, per dirgli stai attento, se scrivi ti fermo. Non a caso sono rivolte ai cronisti che indagano sugli inceneritori, sulle mafie, sulle camorre, sul malaffare. È una proposta semplice, accade in altri paesi. Ti chiedo 80 milioni? Viene archiviata, lasciane 40 ad un fondo a sostegno delle vittime delle mafie e del malaffare. È una proposta semplice, colpirli nelle tasche e rimettere i loro soldi alla solidarietà generale, perché capiscono solo questo, quando li colpisci nei loro interessi. Visto che tutti hanno solidarizzato, noi chiediamo che in pochi giorni si faccia una norma, uno stralcio, e la si porti all'approvazione. Credo che questa sarebbe la solidarietà più compresa e più comprensibile. Ed è arrivata anche una solidarietà, una lettera di adesione, ma c'era già alla manifestazione di sabato, della Presidente della Commissione Antimafia, Rosi Bindi,